Bordighera dall'alto di Salvatore Russo è in mostra nella sede dell'Unione Culturale Democratica Ampi di Bordighera. Il fotografo che usa anche e guida in un certo senso un drone ci teneva a fare le fotografie di Bordighera e della costa dal mare, in quanto dall'alto Bordighera la si può vedere anche da Via dei Colli, dalle colline. Quindi in un certo senso è una visione un po' inedita. Una volta si facevano con gli elicotteri, con dei mezzi aerei, invece adesso con il drone è possibile realizzare queste fotografie che danno una visione della costa di Bordighera un po' inedita, che piace in effetti, sono fotografie che ci rivelano anche un pochino, diciamo, come si presenta anche ai turisti un pochino la nostra costa, come la vedono, è un po' insolita, ecco. Quindi siamo contenti, le fotografie sono belle, le persone che vengono sono anche contente, ecco, di vedere i visitatori, che sono numerosi e sono tutti soddisfatti. Naturalmente il più soddisfatto è il fotografo, perché ed io e noi, ecco, ad ospitare queste fotografie. Si chiama Salvatore Russo, è appassionato di fotografia, ma anche è un cineamatore, si dice, perché questo fotografo ha frequentato per lungo tempo un gruppo di cineamatori che si incontravano soprattutto a Valle Crosia, dove avevano una sala di proiezione piccola concessa dal comune nelle ex caserme di Valle Crosia, e per molti anni c'erano degli animatori che purtroppo non ci sono più, gli anni passano, che si dilettavano a fare film, piccoli filmati, anche documentari, e Salvatore Russo era un giovanissimo che li frequentava, dove ha preso la passione per la fotografia e per la cinematografia anche, ecco, amatoriale ovviamente, quindi è una persona appassionata di fotografia. Va aggiunto, vorrei dire questo, alcune foto, poche, sono state accentuati i colori, c'è stato un intervento successivo, ovviamente attraverso il computer, perché il fotografo per quelle foto in particolare desiderava appunto accentuare i colori del cielo, ecco, dare un po' un peso maggiore, ecco, alla fotografia.